siamo a Borgo Live a Padula, organizzato da Centro Musica. Vi aspettiamo. Salve, di dove siete? Io sono originaria di Sella Consilina, ma vivo in provincia di Firenze. È da tanti anni che non venivo qui e sono veramente contenta di veder rivivere questi paesi. Da un occhio esterno, com'è questo evento? Mi sembra veramente ben organizzato, trovato anche, facciamo proprio ora, parlavamo dei complimenti del paesino, è tenuto veramente bene. Mi auguro che succeda la stessa cosa anche per i paesi nei dintorni. Ah, benissimo, grazie. Siamo qui con Laura. Allora, aspettative per questa serata? Ben riuscita, devo dire la verità. Abbiamo organizzato questo evento proprio per riunire dal più piccolo al più grande e divertirsi con della buona musica, di un buon piatto, di gastronomia e far conoscere soprattutto le bellezze del borgo di Padula. E come è strutturato il percorso? Allora, sono 10 piazze, esattamente si è partiti dalla Croce e fino a scendere qui in piazza. Ogni piazza ha avuto dei piatti gastronomici diversi l'uno dall'altro e con 10 band musicali, una diversa dall'altra. Va benissimo, grazie. Allora, vi state divertendo questa sera? Beh, la serata va diversa dopo il Covid, è una bella sera, finalmente ci divertiamo, sì. E che cosa avete fatto stasera? Mangiato. Ora faremo le stesse domande a qualcuno che forse se ne intende. Come ti chiami? Michele, buonasera. Che cosa hai fatto questa sera? Abbiamo passeggiato qui con i miei amici a Padula, molto, molto bello, devo dire. Figo. Fighissimo. E che cosa hai mangiato tu invece? Cavatelli e ragù di carne, davvero da consigliare. Ma la carne era del Vallo oppure no? Probabilmente sì, dato che era molto buona. Ah, grazie. Siamo qui con Floriana e Luisa, ma una domanda generale, ma che ci fate nel profondo sud della provincia di Salerno? Io sono venuta a fare un giro nel borgo, qua, a piare un po' di quella montanara, noi la chiamiamo montanara, la chiamiamo da Pezzella, quella là così, a piare un po' di fresco perché si sta benissimo, e poi è pieno di giovani, a parte scherzi, io non c'ero mai stata, è un posto bellissimo, pieno di giovani, che è pullula, è in movimento, e poi è stata organizzata una cosa bellissima veramente. Come che ci facciamo? Sono da fare lo spettacolo! Ah, non lo sapevo! Guardate là, non lo so, guardate là! Grazie mille! Da dove stiamo andando? Allora, sta per partire il tour Borgo Live. Adesso con questa splendida navetta, con queste giovanissime signore, donne, buonasera anche a voi, stiamo partendo per questo tour degli stand di Borgo Live. Grazie mille! E allora abbiamo iniziato il tour di Live Borgo, siamo alla postazione della Zeppola e qui con me Maria Carmela. Maria Carmela, allora com'è andata la serata? Molto bene, non ci aspettavamo tutta questa gente, infatti siamo molto felici di questa cosa perché anche se di solito non organizziamo questi eventi, però ci sono stati 10 punti di incontro, tutti 10 pieni ed è quasi finito tutto, quindi... Quindi è andata molto bene, quindi molto soddisfatti di questa prima edizione. Sì, molto, speriamo ce ne siano altre. Ok, grazie, salutiamo... Maria Carmela. Maria Carmela. La postazione della Zeppola, giusto? Giusto. Siamo qui con Franco Del Bagiolli. Questo stand di che cosa parlava? Allora, patate fritte, panini con soffritto di vitello, salsiccia in vari modi, salsiccia alla brace con l'aggiunta di caciocavallo e di patate fritte. Ah, alla faccia mia, e com'è andato questo stand? È andata molto bene, è andata. E vi siete divertiti anche stando dietro un bancone? Dietro ai fornelli ci siamo divertiti perché la musica era piacevole, ci faceva lavorare piacevolmente. Grazie mille. Siamo qui in un altro stand. Questo stand cosa tratta? Sì, la parmigiana di melanzane e i pizzetti fritti facciamo. Quindi abbiamo terminato tutte le pietanze, ringraziando Dio. Buon segno, dai. È andata molto bene, insomma.
Perfetto, però mi avete fatto salire un po' l'ancolina in bocca. C'è poco d'acqua da fare ancolino, perché è terminato tutto, mi dispiace. Però sarà per il prossimo anno, come dire, è ben augurante. Infatti.